Nata il 26 maggio 1957 a Newcastle-upon-Tyne, la madre Betty era una prostituta di 16 anni. Era spesso assente da casa e quindi non dava molte attenzioni a Mary. Il padre era sconosciuto, anche se riconobbe come genitore Bill Bell, che era un criminale che si sposò con la madre. Voci attestano che Betty tentò più volte di uccidere Mary quando era ancora una neonata. La madre la obbligava ad avere rapporti sessuali con uomini adulti a soli 5 anni. Mary Bell crebbe a Scotswood, una zona povera. Fin da piccola risultava violenta con i suoi coetanei, commetteva atti di bullismo. L'11 maggio del 1968 Mary e la sua amica Norma cercarono di spingere giù da un muro diroccato un bambino di 3 anni, ma questo fortunatamente si salvò. Il padre di Norma vide Mary mentre cercava di strangolare una delle sue figlie. Successivamente Mary attaccò con Norma 3 ragazzine e furono fermate dalla polizia. 14 giorni dopo le aggressioni morì un bambino, Martin Brown, il 25 maggio del 1968, a soli 4 anni. Il bambino fu strangolato in una casa deserta a Newcastle. Questo omicidio fu archiviato perché creduto un incidente di gioco, quindi una morte accidentale. Nei giorni successivi, nell'asilo di Martin, una maestra trovò degli strani biglietti scritti in stampatello, in cui qualcuno si autoaccusava di aver ucciso Martin. La classe fu messa a soqquadro e una frase in particolare citava: "Abbiamo ammazzato Martin Brown, vaffanculo bastardi". La polizia pensò che potesse essere un atto vandalico, uno scherzo di cattivo gusto. 4 giorni dopo la morte del bambino, Mary Bell suonò a casa della famiglia Brown. A June, che le venne ad aprire la porta, gli chiese di vedere Martin e la donna le rispose che era morto. E Mary, sorridendole, le disse che lo sapeva e che le sarebbe piaciuto vederlo nella bara. Allora la donna si limitò a chiudere la porta in faccia. Intanto nell'asilo installarono un allarme e fu così che la seconda volta che tentarono di entrare furono beccate. Una settimana dopo Mary aggredì Norma e fu colta da un ragazzo, che successivamente testimoniò che Mary durante il litigio indicava una casa e diceva: "Sono un'assassina, ho ucciso in quella casa". Fu ritrovato il corpo del bambino proprio lì. Nell'estate del 1968, a Scotswood, ci fu la scomparsa del piccolo Brian Owen, di 3 anni. La polizia interrogò i bambini della zona perché la forza che avevano messo in quell'omicidio poteva essere fatta dalla mano di un bambino. Quando Mary fu interrogata, così come da procedura come gli altri bambini, disse che aveva visto un bambino di 8 anni giocare con Brian e colpirlo senza ragione. Sostenne poi di aver visto il ragazzino giocare con un paio di forbici rotte. La spiegazione fu così dettagliata che gli investigatori capirono che Norma e Mary avevano visto il cadavere e che una delle due poteva essere l'assassina. Quando Mary si rese conto di essere sospettata, diede la colpa a Norma. Spiegò che fecero in modo che il piccolo le seguisse e fu così che, arrivate ai blocchi di cemento, Norma prese Brian e cominciò a premere con le sue mani sul collo. La forza era così feroce da far diventare le dita della sua mano bianche. Il bambino cominciò a difendersi e fu così che, prendendo un bastone di legno, lo colpì alla nuca e cadde a terra inerme. Il suo colorito era bianco e blu, gli occhi sbarrati e le labbra viola. Dopo l'accaduto, tornarono a casa per prendere un rasoio e delle forbici. Tornando sul luogo per concludere, Norma tagliò una ciocca di capelli, cercò di tagliare un orecchio e una gamba. Con un rasoio incisero una M sulla pancia del piccolo e tagliarono i genitali. Si fermarono perché furono spaventate da un uomo che passò lì per caso e nascosero il tutto. Furono le stesse Norma e Mary ad aiutare Pat, la sorella di Brian, per farlo ritrovare. Il corpo fu poi ritrovato in quelle condizioni, quindi la vicenda era veritiera. Ma le parti erano invertite a scopo di dare l'intera colpa a Norma.
Entrambe furono portate nel carcere di Newcastle e arrestate. Mary fu posta a cure psichiatriche il 17 dicembre del 1968. Fu definita intelligente, furba e manipolatrice. Tutto questo dovuto alla difficile situazione familiare e agli stupefacenti assunti. Il suo carattere rimase freddo e senza rimorsi. Nell'udienza la testimone chiave fu Norma, che la incolpò e raccontò numerosi dettagli circa gli omicidi di Martin e Brian. Mary fu poi scagionata nel 1980 ed iniziò una nuova vita con sua figlia, nata nel 1984. Visse a Cooperlow. La figlia rimase all'oscuro di tutto, fin quando un reporter scoprì la sua nuova abitazione. Furono così costrette a cambiare casa e a continuare la vita altrove. Tutto questo per descrivervi quanto può essere diabolica la mente umana. Afferra il crocifisso e difenditi.